Allora, quando, ecco, qua adesso siamo all'interno dell'affinamento e poi ti farò vedere dopo la parte di invecchiamento. Diciamo che a me piace precisare che quando si invecchia, noi distillatori in realtà non siamo più distillatori. Diventiamo un po' come degli chef. Perché diventiamo degli chef? Perché esattamente come degli chef andiamo a giocare con degli ingredienti diversi. Questi ingredienti saranno la dimensione delle botti che andremo a utilizzare, botti nuove o botte usate, se sono nuove il livello di tostatura, se sono usate, usate per che cosa. Quindi ognuna di queste decisioni evidentemente determinerà un impatto a livello organolettico sul prodotto finito. Come aziende di Alba, naturalmente, il prodotto principe nella nostra gamma di grappe è la grappa di Barolo, che è proprio quella che va incontro al percorso di invecchiamento più lungo. Noi infatti imbottigliamo, seppur in piccolissime quantità, delle grappe di Barolo invecchiate 9, 12, 15, 20 fino a 27 anni. Naturalmente poi abbiamo a disposizione anche una piccola produzione di grappe di Moscato, invecchiate con tempistiche diverse, la nostra principale, quella che chiamiamo grappa di Moscato a press, invecchiata 5 anni. Allora, cosa succede? Che proprio perché si parla di ricette, queste ricette sono in costante evoluzione. Io certe volte ho qua degli importatori, soprattutto per esempio pensiamo al Giappone, no? Dove sono precisissimi, quindi vogliono sapere minuziosamente, scrupolosamente tutto quello che tu hai fatto sul prodotto che loro acquistano. E io molto spesso sono spiazzato proprio perché, ricordiamoci, la grappa è un prodotto che quando si parla di grappe invecchiate è molto giovane sul mercato. Cioè fino agli anni 90 la grappa era un prodotto che veniva bevuto principalmente bianco. Era piccolissima la richiesta di prodotto invecchiato. La cosa poi è cambiata. Oggi, se io guardo alle nostre vendite, siamo arrivati praticamente a un 50-50. Ma questo per dire che cosa? Che sintetizzare quella che è la nostra ricetta oggi è difficilissimo, perché è un costante learning by doing, cioè noi siamo costantemente alla ricerca di un miglioramento. Non siamo come i produttori di whisky che fanno whisky da 200 anni e a occhi chiusi sanno perfettamente quale botte scegliere per imbottigliare i loro 12 anni piuttosto che 15 anni, ok? Quindi quando parlavamo prima fuori dalle telecamere diciamo la tipologia di invecchiamento, i legni che andiamo a utilizzare, io adesso ti posso descrivere e sintetizzare quello che è il percorso che le grappe fanno oggi, ma quando andremo tra poco ad assaggiare quello che abbiamo in bottiglia, evidentemente non è esattamente il frutto della tecnica che ti ho detto. Allora, oggi quello che noi andiamo a fare normalmente è utilizzare botti di rovere fino al 12° anno di invecchiamento. Circa l'80% di queste botte, di queste botti provengono dalla lavorazione del Marsala e un 20% circa invece da vini bianchi piemontesi, quindi botti che vado a recuperare da amici produttori qua della zona, nello specifico alcuni tonnò derivanti dalla produzione di Arneis, c'è cioè un piccolo produttore molto bravo che fa del battonnage su una sua riserva, e alcune barrique invece da Chardonnay. Dopo 12 anni di rovere andiamo a trasferire il prodotto invece in botti di acacia nuove, in questo caso molto tostate, per poi però in piccole percentuali e con tempistiche diverse. Su ogni annata, e ripeto su ogni annata perché sui nostri prodotti invecchiati noi andiamo a ricolmare le botti solo con grappe della stessa vendemmia, quindi sono tutte grappe millesimate, si va a fare dei piccoli e brevi passaggi su botti anche ex prodotti diversi. Quindi attualmente a magazzino abbiamo botti da whisky, da cognac, da Bass Armagnac, da sherry, da porto, da single malt scotch. Quindi, che però sono dei dettagli. Noi, tra l'altro, se uno guarda la gamma delle nostre grappe, fatto salvo alcune eccezioni, alcune produzioni limitate, per noi il core sono gli anni, non sono i finissaggi. E questo perché? Perché torniamo al discorso dello chef. Io sono una persona,
che adora mangiare e adora anche cucinare. Quindi quando vado in un ristorante chiedo se, e assaggio qualcosa che mi piace, chiedo sempre, no? Ma come l'avete fatto? Perché poi magari invito della gente a casa, voglio replicare la ricetta. E guarda caso, un buon piatto, per tanto che il ristoratore sia tuo amico e che ti dia i suggerimenti, dei suggerimenti già giusti, provi a rifarlo, ti manca sempre qualcosa, perché una buona ricetta è l'insieme di tante cose dove non c'è nulla di troppo evidente. E così deve essere per le nostre grappe. Cioè, non basta usare la botte da sherry per rendere il prodotto buono, perché altrimenti lo farebbero tutti. Poi può essere evidentemente un buon strumento di marketing e non dico che non lo si faccia, l'abbiamo già fatto anche noi, ma in realtà si banalizza quello che ci sta dietro a quel prodotto, perché in realtà perché sia unico deve essere tante cose. Allora,